Ciao fragoline e ciao fragolini. Allora, nuovo video. Prodotti finiti e cibo, per cui vi farò vedere ovviamente quelli in scatola. Vi faccio vedere quelli che ho provato e cosa ne penso. Se vedete questi, scusate, ma sono ancora un po' sottosopra con la pasta. Sono ancora sottosopra con la postazione dei canali e anche ovviamente per la casa. Però vabbè, non abbiamo fretta, c'è tempo, per cui se vedete ancora tanti spostamenti di video sapete perché. E scusate se vedete questo, ma non ho diciamo un buco per non farli vedere. Però almeno qua c'è più luce e secondo me si vedono meglio i video. Allora, iniziamo da questo gelato che ho preso all'Eurospin. Questo è al cocco, gelato al cocco. È molto buono, l'ho voluto provare, ce ne sono dentro 4 ed è molto buono, sa di cocco. Per cui questo ve lo consiglio perché è buono. Se lo prendete dall'Eurospin, fatemi sapere cosa ne pensate anche voi perché questo è buono. Lo ricomprerei. Poi, dato che da tanto che questi prodotti sono ancora qua fermi e mi sono dimenticata di registrare il video anche per mancanza di tempo, adesso li registro. Però credo che per un po' non lo farò questo video, o almeno se lo farò quasi quasi lo metterò anche nell'altro canale, nel secondo canale. Comunque, questo è l'unicorno al latte. Questo non mi piace tanto, questo qua per la macchinetta dolce gusto che è compatibile. Unicorno al latte, diciamo che non mi piace. Si sente quel gusto forte e dopo un po' mi viene la nausea. E adesso mi ricordo. Comunque ce l'ho là, semmai poi ve lo farò vedere in un vlog, per il momento ce l'ho ancora. Comunque, questo qua non ve lo consiglio. Se poi vi piace il gusto forte, prendetelo. Poi, questo alla pesca è buono specialmente per quando fa caldo. Questo è consigliato quando fa caldo. Secondo me è molto più buono quello già originale. Questo qua è compatibile con la dolce gusto e lo puoi bere sia caldo che freddo, è più buono freddo. Però preferisco quello originale che questo qua. Poi uno sui gusti, comunque, vabbè, questo non è male, è buono, ma preferivo l'altro che questo qua, per cui non so se lo prenderò ancora. Poi, bagno doccia, aloe vera, officina. Questo l'ho preso in case vacanze, l'ho trovato in case vacanze al lavoro. È molto buono, se ce l'avete lo trovate, cioè, l'odore è strabuono. Poi all'inizio va via quando lo mettete sul corpo. Comunque ve lo straconsiglio. Io qua da me. Questo è delicato. Però qua da me non c'è perché non l'ho trovato. Credo che. Non so dove si compra. Comunque se per caso lo trovate, prendetelo perché è molto buono. Ha un odore molto, molto buono. Poi ho finito questo l'ace vici profumata bella marina glitter, questo è fantastico, e poi specialmente quando lo mettete su si vedono tutti i glitter, secondo me è molto molto sia bello da vedere ma è anche buono. Ormai ne ho presi quasi tutti che ce li ho ancora, però è molto buono, questo qua ve lo consiglio. Poi questo Ringo Mazzi 12 porzioni di biscotti al cacao. Anche questo è molto buono. Per cui questo è consigliato.
io avevo preso la confezione, l'ho fatto fuori dopo 2-3 settimane, l'ho portati, portavo sempre i pacchetti al lavoro e me li mangiavo, per cui calcolate che può essere molto buono il Ringo al cacao. Credo che era una novità, se non sbaglio. Comunque, vabbè, questo ve lo straconsiglio, se volete, diciamo, mangiarli. Poi, questi biscotti al cacao della Kinder cereale, anche questo molto buono, mi sono piaciuti. Questi li portavo anche questi, un pacchetto al giorno, li portavo sempre al lavoro, perché col lavoro che faccio io per il momento posso mangiare, diciamo, nelle case, eccetera, per fare un po' di pausa o in magazzino. E questo qua è molto buono. L'unica pecca è che costano tanto, perché ce ne sono dentro 6. 6 con il prezzo che, secondo me, così così il prezzo, però ha 7 cereali, ma non è male, molto buono. Questo dovrebbe essere la novità, però buono. Peccato il prezzo, un po' eccessivo. Poi questo qui, panda animale con la maschera, l'ho presa a Risparmio Casa. Sono molto belle, perché adesso ho lasciato anche la maschera per farvi vedere. Ha praticamente la faccia, le facce così disegnate, molto carino, anche quando te lo metti praticamente fa così, è molto bello. Volevo tenerlo per farvelo vedere. Comunque, il prezzo non è male, è leggermente forte, è molto forte come maschera. Infatti all'inizio bruciavano come si chiama, gli occhi, per cui non so se li ricomprerei ancora. È carino da vedere, io ho preso una per provare, però è molto forte. Poi a meno che forse solo questa, quella forte, e le altre sono leggere, non lo so, però è carino, può anche consigliare, cioè, ve lo posso consigliare. Non lo so, chi l'ha provata fatemelo sapere se è la stessa cosa come è successo a me, oppure non lo so. Invece questa è la maschera per i piedi, Peel Off. Questa è fantastica, 15 euro su Amazon, fantastica la pesca, provatela. I passaggi è molto, ci vuole almeno un giorno, perché ci vuole 90 minuti, dovete aspettare per fare effetto, e poi piano piano il risultato lo vedete il giorno dopo, perché poi la pellicina della vostra pelle sui piedi si stacca ed è fantastica. Poi farò un video a parte, che tanto ce n'è un'altra di bustina, o due, sono 3 bustine, e volevo provarla, ma dopo averla provata è molto ottima, specialmente il prezzo conviene, perché è fantastica, ve la consiglio. Poi l'Inesse, ormai ve lo faccio vedere in tutti i video dei prodotti finiti. Questo qui sono ottimi, sono i miei preferiti, e prendo solo questi. Il prezzo è un po' altino, ma conviene, sono ottimi perché assorbono e poi non lasciano l'odore, per cui queste consigliate al 100%. Ogni volta io prendo solo queste, senza quelle io non vivo. O l'Ineseo o l'Ines normale. Comunque, dato che c'è un sacchetto enorme, adesso facciamo così, facciamo prima. Allora, infatti l'Ineseo ha anche queste qua consigliate. Questo qua è quello nuovo, dove si staccano le ali. Questo qua, però è consigliato perché sono comode, assorbono e non lasciano l'odore. Per cui tra l'Ines e l'Inesè ve li straconsiglio. Questi sono ottimi. Io solo queste prendo, tutte le altre non mi piacciono. Poi noodles, questo qua noodles, quelli che prepari a casa. Ho fatto una ricetta, ho fatto il video di come si prepara.
ma ve lo metto nel secondo canale, nel nuovo canale che è il secondo. Vi metto lì le ricette, non li metto più qua in questo canale, ma li metterò lì. Li dovrò tutti montare perché sono indietro, però vi metterò lì tutte le ricette già registrate che faccio prima, perché se no in quell'altro video non so che cosa mettere, per cui proverò a mettere le ricette e poi si vedrà. Comunque questo è buono, ho fatto il video e lo vedete sul canale quando uscirà. Noodles. Poi ho preso la CVC, questa freschezza mediterranea, sia questo che questo al limone Lisinform. Allora, sono tutti e due buoni, non sono male. Questo qua al limone, anche, vediamo se si vede così, ecco, questo qua è molto buono, ma anche questo non è male, per cui sono tutte e due promossi come prezzi normali, 1 euro e qualcosa, adesso mi ricordo bene. Poi anche questo della Herbal Essence ripara capelli danneggiati, balsamo vegano, olio di argan, buonissimo. Anche questo capelli lisci, molto buono, solo che io sto testando praticamente quasi tutto, anche se per i miei capelli non posso rischiare sempre a testare tutti i prodotti perché si rovinano. Però l'ho trovato anche questo al lavoro, l'ho preso, l'ho provato ed è molto buono. Per cui se trovate questa marca prendeteli, perché è buona. Poi, dentifricio whitener out. Questo, anche questo qua, non è male. Questo qua è il carbone, mi sembra. Carbone attivo, per cui sì, può andare, però io di solito i dentifrici li provo tutti. Non sto a prendere sempre lo stesso. Almeno che mi convince uno e dico, cioè proprio mi fa rimanere a bocca aperta, allora dico ok, prenderò solo quello. Ma per adesso sto provando tutti i dentifrici e questo qua non è male. È buono, ma con quello che costa. Così, così. Poi ho finito questo, l'ho preso al Carrefour alla lavanda, quello per la lavatrice. Questo è di 30 lavaggi, non è male perché ha l'odore anche buono. L'odore è molto buono. Per cui se lo vedete prendetelo perché ve lo consiglio. Molto buono come, sia come odore che come lava i vestiti. Scusate se vado veloce, ma ho tanti prodotti. Questo promosso sempre alla lavanda The Glade. Ormai io sto usando solo questo, ricariche fantastiche, profumi fantastici. Questo è un profumo leggero ed è ottimo. Prendete questo e anche il coso che vi ho fatto vedere nell'altro video, perché sono buoni. Poi comprate solo questo, che costa 1 euro e qualcosa. E con quello, in poche parole, vi profuma tutta la casa automatico senza che voi dovete schiacciare. È una macchinetta piccolina comunque. Poi questo della Nivea struccante acqua micellare, sinceramente mi trovo bene con le salviettine che con questi liquidi, per cui massimo ogni tanto ne prendo uno, ma ogni tanto. Sono meglio le salviettine struccanti 100%, questi qua così così, anche perché mi durano poco, le salviette mi durano di più perché riesci a utilizzarle di più, questo qua non proprio, comunque è buono, cioè, ma non è male, comunque buono, potete prenderlo. Poi questo, ormai sono amante delle gallette al cioccolato, yogurt e vaniglia. No, yogurt e arancia, molto buone. Prese all'Eurospin, ma credo che le ho trovate anche al Lidl. Sono ottime, ve le straconsiglio perché sono buone. Io ormai quando vado all'Eurospin prendo ogni tanto queste e le faccio fuori. Dopo un po' che mangio un pacchetto intero, che ce ne sono dentro mi sembra 5, se non sbaglio 4-5,
ti viene la nausea perché almeno per me è troppo cioccolato, dopo un po' sto un po' male. Però ogni tanto, poi ho preso anche le altre che vi ho fatto vedere sempre nel video della spesa, sono buonissime. Comunque ve le consiglio. Invece, biococco olio, questo qua, così così, non mi piace, non mi sono trovata bene. È comodo perché appena lo prendevi, lo mettevi, si scioglieva subito in padella, eccetera. Però non era, cioè non ha un gusto buono che dici wow. Sì, puoi prenderlo, ma così così, almeno per me non è stato così buono. Poi il mio amato prep, che ormai se non c'è questa crema per l'irritazione, macchie, robe varie, infatti adesso l'ho messo anche sul braccio perché io ho un orologio praticamente con il cinturino in tipo pelle, non pelle, tipo, non mi viene la parola, non è in pelle, ma ogni volta che metto l'orologio per andare al lavoro, perché io ho solo quello di orologio, mi irrita la pelle, per cui alla fine ho anche questo braccio qua, tutto pieno di puntini, irritazione e robe varie, per cui calcolate che mi ha fatto questa irritazione qua, questa cosa, e grazie a questo, al prep, tra la faccia, i puntini, cose che ho tutto qua nel braccio, mi aiuta e non mi viene da grattare. Per cui se vedete il mio braccio un po' conciato, è per questo. Comunque, ottimo, 100%. Ne ho preso un'altra perché non posso fare a meno di non prenderlo. Per me è una bomba. Ultimo prodotto, sacchetto, ah no, sono due prodotti, scusate, due prodotti e sacchetto svuotato. Meno male, così almeno pensavo che c'era più roba. Comunque, questa è la crema, non mi ricordo se è crema mani, no, crema corpo. Dovrebbe essere crema corpo. Comunque, questo non mi piace, bocciato, è della Sephora, me l'hanno regalato per il compleanno, ma se sinceramente bocciato, per cui non mi piace, è il Woofer Gel. Sto provando anche gli altri due, sempre della stessa marca, ma sinceramente non mi piacciono. Invece poi ho provato questo, che sempre ho preso, l'ho trovato al lavoro. Questo qua all'inizio sembrava top, ma poi l'ho bocciato. Mi veniva ogni volta, basta, dopo un po' mi sono stufata. E diciamo che ogni tanto le uso queste cose. Comunque, niente, questo è bocciato della Sandboo, credo Apple Australian. Comunque non so se c'è qua in Italia, perché l'ho trovato in case vacanze. In una cliente che ha lasciato questo prodotto, ho detto è inutile buttarle dato che costano, allora l'ho preso e l'ho provato. Ma all'inizio era buono, poi ha iniziato a darmi fastidio sulla mia pelle. Comunque credo che questo qua dovrebbe essere straniero, si trova all'estero, perché non l'ho mai visto. Comunque bocciato, direi proprio di no. E niente, questi sono stati i prodotti, sì, perché gli altri ve li avevo fatti vedere. Niente, io direi che farò anche un po' nell'altro canale, metterò anche un po' i prodotti finiti anche nell'altro canale, così almeno la gente mi conosce meglio anche sul secondo. Siamo arrivati, se non sbaglio, 14 iscritti, che sono pochissimi. Io vorrei arrivare almeno a 1000 iscritti. Non dico tanto, ma almeno 1000 iscritti. Perché chi non è ancora iscritto al secondo canale su fragolina-real-official, che poi andrà cambiato il nome e vorrei metterlo più breve, oppure cercare un nome, oppure mettere sempre Fragolino, non lo so, adesso vedo.
Però non avendo il tempo è difficile stare dietro a tutti i canali su YouTube o sui social. Per cui non lo so, io ho ancora pubblicato i video sul secondo canale. Chi non è iscritto sul secondo canale vi metto qua il nome del canale, per cui andatemi a seguire anche lì, vi aspetto anche lì perché saranno video molto diversi anche da qua, dato che non posso mettere gli stessi video, diciamo che andate anche sull'altro canale, ogni tanto li metto. Se riesco metto un video settimana sull'altro canale per far sì che non si, cioè il canale non resta fermo e vediamo. Per cui seguitemi anche di là, per chi non è ancora iscritto, mi raccomando, seguitemi sul secondo canale. Vi aspetto. Detto questo, io vi saluto, noi ci vediamo al prossimo video e se non siete ancora iscritti su questo canale, iscrivetevi e mi raccomando, seguitemi anche su Instagram che vi appare o qua sopra o qua sotto, non so dove vi appare, comunque seguitemi anche lì perché lì ogni tanto metterò anche le cose che faccio subito. Che ogni tanto su YouTube non vedete quasi mai. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!